Velocità, alcol e distrazione sono le principali cause degli incidenti stradali che si registrano maggiormente nel periodo estivo, soprattutto in coincidenza delle partenze per le vacanze. Rafforzate nei weekend estivi le pattuglie della Polizia Stradale per il ponte di Ferragosto che si preannuncia da bollino nero per l'afflusso di traffico. Potenziati dunque i servizi ordinari ma anche quelli finalizzati alla repressione dei reati in genere, in considerazione anche dell'attuale contesto sociopolitico e degli attentati terroristici che stanno sconvolgendo l'Europa. Le forze dell'ordine, oltre a svolgere un'azione di controllo, mirano anche alla prevenzione, diffondendo consigli utili sulla sicurezza stradale. Ecco perché, come ogni anno, abbiamo voluto chiedere al dirigente della Polstrada, Maria Grazia Milli, i consigli per viaggiare in sicurezza. I consigli della Polizia Stradale sono in generale sempre gli stessi, parlando di quelli che si basano su una sicurezza alla guida, quindi su una condizione intanto psicofisica che deve essere adeguata al viaggio che si vuole intraprendere. Quindi alcol zero alla guida, sostanze alteranti dal punto di vista psicofisico zero alla guida, questi sono i concetti fondamentali. Consiglio importante è anche cercare di comprendere come sia l'itinerario dal punto di vista della sicurezza proprio dell'itinerario e quindi dei rallentamenti o della difficoltà della viabilità che si vuole percorrere. Quindi è sempre bene, prima di intraprendere un viaggio, chiamare o controllare i siti appositi, che sono autostrade.it per esempio, o anche una semplice chiamata al 113 di zona, che poi transiterà proprio per le informazioni la chiamata dell'utente alle sale operative compartimentali, che quindi sono i centri operativi regionali della Polizia Stradale, che sanno sicuramente com'è la situazione su criticità o meno nella propria zona. Questo è fondamentale. Un consiglio che da tempo diamo è anche quello di cercare di viaggiare di notte, chiaramente in condizioni psicofisiche adeguate, quindi ben riposati, aver mangiato in maniera assolutamente adeguata, perché comunque la notte, per chi appunto ha una buona capacità visiva e una buona reattività, è certamente più libera da un traffico congestionato come le ore tradizionali.